Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, noi siamo i Brothers Players e oggi siamo tornati su un altro quiz. Oggi c'è un test, signori. Il test del migliore amico. E adesso So cazzi amari. Io ho visto questa applicazione, mi è venuto subito in mente il clickbait, però prima clickbait, poi dopo il video. Ma non ho visto niente, quindi non so domande, non so un cazzo. Ho visto soltanto questo: BFF test. Il tuo nome, nome dell'amico. Ho detto basta. Questo è un per due, lo fa per due? Certo. Penso che sarà una domanda a testa. Vai, scrivi. Come ti chiami? Pensate se sbagliava a scrivere Matthew. Comunque allora, sì, si scrive così il mio nome. Esatto. Per chi lo scrive di solito. Da quanto conosci Matthew? Da sempre, circa da un anno, da pochi mesi o meno. Ovviamente da sempre, perché cioè la testa tagliata. Lo so. Ovviamente da sempre, perché siamo cugini, per chi non lo sapesse. E lui è nato dopo 2 anni di me. Esatto. Ogni quando vedi Matthew? Ogni giorno, qualche giorno alla settimana, qualche giorno al mese, direi. Qualche giorno al mese, adesso. Perché adesso lui si è allontanato un po' per questioni private e che ci vediamo molto lontano, di meno. Semplicemente. Esatto. E ci vediamo anche molto di meno, infatti è un casino. Qualche per giorno al mese. Ti fidi, eccolo. Eccolo! Sì. Abbiamo litigato un po' di tempo fa. Ieri. Apposta. Anzi. Per loro. Ah. Abbiamo litigato pesantemente. Tanto no, perché sulla fiducia ci scorniamo sempre, cazzo. Comunque ti fidi di Matthew? Solo sì, per con la mia cose. Vita col cazzo. Solo per alcune che cose. Che vuol dire con la mia vita? Solo per alcune cose, direi. Sì. Anche se dopo l'ultima litigata risponderei per niente. Vabbè, dopo l'ultima litigata chiederei il canale. Ma è su di me o è su di me? Ogni quanto tu ed Matthew. Ma com'è scritto? Matthew litigate sempre a volte. A volte. In realtà quasi anche mai. Anche se è raramente più che a volte. Esatto. Quanto hai in comune con Matthew? È solo il comune dove abitiamo. Tutto. La maggior parte delle cose, niente. Non tutto. La maggior parte delle cose. Cunato! Cunato sai di Matthew? Cunato sai di me. Quanto sai di Matthew? Quasi tutto, penso. Non so. Devi dirmi tu. Non so, tu mi devi dire. No, tu mi devi dire se io so, se io ti dico. Io ti ho sempre detto tutto. Sei tu che non mi dici un cazzo. E poi cominciamo. Ti piace passare il tempo con Matthew? Sì, ci divertiamo molto. Minchia, a fare video ci divertiamo un sacco. A volte non molto, direi sì, punto. Matt ti dà fastidio? A volte. Vabbè, nella litigata che... Se no che noia, che cazzo. Ti fidi a raccontare? Che ha fatto apposta questo quiz? A volte, non voglio dire mai perché no, no. Però a volte. Cioè non dipende troppo, anche su quale però... questioni. A volte parli con Matthew tutti. No! Parli con Matthew tutti i giorni? In realtà era sì. E invece tu hai scritto a volte. Comunque era sì. 87% cosa? Stella. Quando conosci Matthew 87%? Ma secondo me era anche qualcosina in più, perché l'ultimo abbiamo fatto a volte. Sì, comunque sì, era qualcosa in più forse. Sarà un 93. Vabbè, quindi adesso dobbiamo invertire i nomi. Proviamo. Perché te l'ha fatto solo a te. Ah no. Attenzione. No, aspetta. Ci sono domande diverse, quindi adesso Matt... Non l'aveva già fatto, no? No. Forse lo mette in ordine diversi, no? Comunque, adesso Matt sarà il protagonista e dovrà rispondere lui. Quando hai parlato con Federico l'ultima volta? Bisogna dire adesso ragioniamo. Ieri. Adesso ragioniamo, ieri più di una settimana fa. In realtà oggi, però... Io andrei sul sicuro, andrei ieri. Vabbè, andiamo su ieri. Federico ti fa stare meglio quando sei triste? Da sempre, a volte no. Che figata però comunque, sì. Fa cose diverse, fa domande. A volte, perché a volte non gli spiego cosa c'ho, quindi non lo sa. A volte sì, a volte no, perché non glielo dico. Quindi a volte. Sai quando è il compleanno di Federico? Anche se non lo sa. Oh cazzo, no. No, sì. Solo il mese ma non l'ho data. Ah no, aspetta, aspetta, è a marzo. Giusto. È a marzo? Ah no, aspetta, no. Fra, io i compleanni sono solo quello mio di mia sorella, E quello da mia ragazza. Giustamente. Aspetta. Eccolo. Aspetta, no, non è a marzo. Incredibile. Incredibile proprio. Aspetta, no, ma... Allora, non è a maggio. No, ma siamo qui, No, no, aspetta, non è... posso aspettare. Non è a maggio. No, non è a maggio, perché comunque li avrei già fatti. Li avrei già fatti. Tu quanti anni hai, fraga? Le lacrime. Aspetta, allora tu? Io? Ad aprile. Allora, io sono nato ad aprile. Ad aprile. Il 5 aprile. Il 5 aprile.
questo video l'11 maggio. L'11 ci sei, ma non è maggio. Ah no, l'11 marzo. L'11 marzo, me lo ricordo, l'11 marzo. Aspetta che sto piangendo. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Rispondi. Vabbè, ma il mio è comunque era 11 novembre. Vedi? Vedi? Dopo marzo. Era lì, marzo, novembre. Ogni quanto vi fate dei regali? Mai. Natale. Raramente. Compleanni, Natale. Ma manca compleanno. Ma neanche. Quando vi incontrate, chi parla di più? Uguale. È sempre uguale, io loro. Chi loro? Voi uguale. Ragazzi. Conosci bene la famiglia di Federico? Sì, alcuni. Sì, come se fossi parte della famiglia. Sì, come se fossi parte della famiglia. Sì, perché è parte della famiglia. Sì. Esci più spesso con Federico che con gli altri amici? Ma io non esco. Ogni quanto litigato? Raramente. Sì, raramente. C'è un segreto che non hai mai detto a Federico? Ad Federico? No, sanno tutto. No, sanno tutto di me. Ci sono alcune cose che comunque non direi a nessuno. Sì, solo che non saprei come reagirebbero. Ci sono alcune cose che non direi a nessuno. Cioè, sono segreti miei anche di altre persone. Come io. Perché se sono segreti, a meno che non sono fra noi due che ce li abbiamo, i nostri segreti, non è che... Come descriveresti la tua amicizia con Federico? Ma guarda, sembra quasi che siamo cugini. Incredibile. Allora, è strano. Migliori amici per sempre. Ottimi amici, buoni amici. Migliori amici per sempre. Sì, direi. Signori, la stellina sale, la percentuale sale. Tu eri a 79? 76, boh. No, tipo 80 qualcosa, non mi ricordo. La 92%. Madonna. Hai visto che io ti voglio più bene, pezzo di ma lo fa un c***a, che non ti ricordi manco la mia data di nascita, basta.